Ciao a tutti, sono Mauro, benvenuti in questa nuova recensione. Oggi, dopo tanto tempo, torniamo a parlare di Tecnifibre e lo facciamo con un modello, devo dire, molto richiesto. Si tratta ovviamente della Tecnifibre Tempo 298 IGA. Tecnifibre Tempo 298 è stata una racchetta un po' particolare da provare, mi ha un po' destabilizzato, visto che Tecnifibre ha presentato questa racchetta come una racchetta rivolta più che altro a un pubblico femminile, quindi quella che mi immaginavo di andare a provare era una racchetta a mio avviso leggera e maneggevole. E anche la scheda tecnica, leggendola, mi faceva pensare che le mie idee fossero giuste. Nulla di più sbagliato, infatti. Andandola a provare poi ho capito che di leggiadro e semplice questa racchetta non ha proprio nulla, infatti è proprio massiccia e solida. Questa volta, anziché iniziare come al solito col design, continuiamo con le sensazioni di questa racchetta e lo facciamo anche introducendo i dati di quest'ultima. Come dicevo, questa racchetta un po' mi ha destabilizzato durante i test perché le mie sensazioni sono state ben diverse dai dati che vengono riportati su questo telaio, che sono ovviamente un peso di 298 grammi, anche se, parliamoci chiaro, anche questo è marketing, perché considerando che ormai tutte le racchette di tutti i brand, attenzione, hanno una tolleranza di 5 o più o meno 7 grammi, essere così precisi con un peso è quantomeno coraggioso. Poi abbiamo un piatto 98 con schema corde 16-19, un bilanciamento a 32 cm, un'inerzia di 319 punti e una rigidità di 71 punti di RA, quindi abbastanza alta. Mentre il profilo costante è di 23 mm. Leggendo i dati di questa racchetta sembra un po' un ibrido fra una classica e una profilata, anche dati di una racchetta abbastanza generalista volendo, ma in campo tutto mi è sembrato tranne che una racchetta rivolta a un pubblico ampio. Infatti mi è sembrata molto più pesante ai 298 grammi indicati e anche il bilanciamento mi è sembrato molto più alto dei 32 cm che dichiara Tecnifibre. Questo in campo che sensazioni mi ha dato? Mi ha dato le sensazioni di una racchetta davvero tosta che è in grado di picchiare molto bene la palla, soprattutto ovviamente nei colpi a rimbalzo. Questa racchetta è in grado di generare tanta potenza. Però secondo me la cosa che sa fare meglio è coprire la palla, perché il colpo piatto sì è bello, è ok, è molto potente, però la palla ogni tanto tende a scappare. Essendo una racchetta molto simile a una classica, ovviamente per quanto riguarda il topspin non è in grado di generare chissà quale toppone. Mentre la palla coperta secondo me è la cosa che sa fare meglio, anzi ti dà la possibilità di spingere tanto col braccio, avendo sempre quella dose di controllo necessaria che fa sì che la palla cada sempre all'interno del rettangolo di gioco. Il back non è male, ma va spinto un po'. Diciamo che questa è una racchetta in cui il braccio va usato. Va usato nei colpi a rimbalzo, va usato nel back, va usato anche nelle volée, perché a rete devo dire non è male, però è molto concreta. Lei è sempre alla ricerca della volée più concreta possibile, quindi se voi trasferite bene il peso del corpo sulla palla, lei sicuramente vi darà una mano nel cercare di giocare la volée più efficace possibile. Mentre per quanto riguarda i tocchi, dovete essere bravi voi, perché diciamo che questa racchetta non è proprio un violino, ma si sa.
Al servizio mi è piaciuta parecchio perché questa racchetta spacca veramente la palla e quando riesco a farlo con facilità io mi diverto sempre, come voi sapete. Col servizio piatto si riescono a tirare delle botte davvero forti. E anche lo slice mi è piaciuto parecchio perché oltre ad avere un bel taglio si riesce a dare anche un'ottima pesantezza e complessità di palla. Quindi non solo una palla tagliata per questa tempo 298, ma anche tanta potenza e pesantezza di palla. Per quanto riguarda il kick non è male, è un buon kick, però secondo me sta un filino dietro rispetto al colpo piatto e lo slice, che invece secondo me sono di un livello decisamente superiore. Per la prima volta nella storia delle recensioni di Rackets TV ho lasciato la parte di design alla fine. Un design che sembra arrivare da un'altra epoca. Infatti questo bianco accostato al celeste, al grigio e al nero la fa assomigliare a quelle racchette che trovavi in soffitta, quelle racchette degli anni 90. E solitamente a me l'effetto 90s vintage piace molto, però devo dire che in questo caso l'ho trovato un design un po' anacronistico. Sul cuore della racchetta troviamo la scritta Technifibre, che è come al solito si estende lungo la spalla destra. Dall'altro lato invece del cuore troviamo la firma di Iga Swiatek. Chissà se Medvedev è geloso del fatto che Iga ha una racchetta dedicata mentre lui no. Sulla destra della racchetta invece troviamo il nome di questa racchetta e il modello, sia Tempo 298. Per il resto troviamo un paracolpi quasi rugged e ovviamente i rinforzi per quanto riguarda i punti in cui si effettuano i nodi nell'incordatura, che non capisco come mai nessun altro brand adotta, perché secondo me sono una scelta davvero intelligente. Un altro piccolo appunto vorrei farlo invece per quanto riguarda il manico. A me piacciono i manici un pochettino ciccioni sulla parte del tappo, questo invece l'ho trovato un po' a parallelepipedo, finisce troppo uguale, un po' troppo così, mentre io li preferisco un po' alla Babrat, un po' ciccioni, perché sento meglio le impugnature, ma ovviamente questo è un personalissimo parere. Arrivati alle conclusioni, questa Technifibre Tempo 298 Iga secondo me non è una racchetta dedicata semplicemente al pubblico femminile, è una racchetta invece che possono usare tranquillamente sia uomini che donne, ma uomini e donne che abbiano tanto tennis alle spalle, perché lei comunque è una racchetta che richiede una buona tecnica, una racchetta concreta, una racchetta comunque importante da utilizzare. Ma se hai questo background alle spalle, lei è sicuramente una degna alleata, perché è una racchetta massiccia, concreta, lotta e spinge veramente tanto. Se siete interessati all'acquisto di questa racchetta, ovviamente qui sotto in descrizione trovate il link Tennis Point per poterla acquistare insieme al mio codice sconto personalizzato, che vi ricordo potete utilizzare su tutto lo store di Tennis Point per tutti i prodotti che trovate appunto all'interno. In descrizione trovate sempre i link agli altri social, Instagram, TikTok, e anche ovviamente il link per entrare all'interno del gruppo Telegram Rackets TV Clubhouse. Ovviamente io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, lasciate un like, un commento sotto questo video se vi è piaciuta questa recensione. A me non mi resta che salutarvi e ringraziarvi, e come sempre invitarvi ad un prossimo video, sempre qui su Rackets TV.